Sì, ho scelto questa postazione perché sinceramente non mi va di rimettere la macchietta a posto, tutto il set, eccetera, eccetera, anche perché devo dirvi delle cose molto semplici prima di iniziare il video. Questa fotocamera si muoveva tantissimo. Da quando ho iniziato a fare video su YouTube, una delle cose più importanti per me era non tanto fare video interessanti, ma quanto fare video utili. Volevo sinceramente dare il mio contributo ad aiutare qualcuno. E spero che nel corso degli ultimi, non so, 2 anni e mezzo, 3, non li ho contati, boh, un pochettino di tempo, di aver aiutato almeno uno di voi a fare la scelta giusta o a risparmiare dei soldi o anche ad apprendere qualcosa, eccetera, eccetera. Il video di oggi essenzialmente parla proprio di questo, di come ho cercato di aiutare una persona che per me c'è stata sempre, mi ha aiutato molto e che tra poco vedrete. Ovviamente questa persona non sa nulla di quello che sta per succedere, ma la cosa più importante è che io mi sono chiesto: ma io in che modo posso aiutare di più? Ovviamente in questo momento siete tantissimi, non ce la posso fare ad aiutare tutti singolarmente perché siete troppi, ma posso provare ad aiutarne più che posso nel modo che posso. Quindi per questo ho deciso, come vi ho detto nell'ultimo video, di fare un contest che al momento in Italia non si è ancora visto. Non si sa per quale motivo, comunque ho deciso di farlo io. Ovviamente non parliamo di una cosa enorme perché non posso permettermelo, però ho deciso di fare un contest su un componente PC. E il componente è questo qui. Scusate un attimo. Sì, è una scheda video. Non è una scheda video da 300 euro, è una scheda video da 200 euro, è un HD 7850 da 2 GB. Non è una scheda che costa tanto, non è una scheda che costa pochissimo, è una scheda che comunque vi permette di giocare bene. So che molti di voi hanno sempre bisogno di schede video, quindi se volete provare a vincere una scheda video degna di questo nome, in descrizione c'è il link per partecipare al contest, ci sono delle semplici entrate, fatene più che potete perché più ne fate, più avete possibilità di vittoria. Settimana prossima finirà questo contest e ne inizia un altro, anche perché ho anche un AF XB, no, un AF, il case AF da mettere in contest. Comunque, partiamo col video. Allora, tu sei qui e non sai niente, giusto? Puoi parlare. Sì, no, non so niente, sa, non so niente. So solo che questo è il mio computer. Allora, questo qui è il tuo computer. È la Allora, bestia. è la bestia. Spieghiamo un attimo chi è lui. Lui è Andrea. Fa parte dello staff di HVO. Non solo, c'ha anche un difetto enorme. Sì. Purtroppo è mio cugino. Ah, pensavo fosse dell'Inter. Vabbè, è quello anche, però in seconda battuta. Cosa succede? Che lui ha questo PC qui e Tra ultimo l'altro assemblato da lui. assemblato da me, che adesso lui viene a ungere i pezzi perché lui è ben capace di sapere i Sì, pezzi. sì, sì. Lo sai, sa che ci sta qua dentro, no? Sì. Come no? Alimentatore, Vabbè. Allora, praticamente lui che fa? Lui fondamentalmente si occupa della pagina Facebook perché comunque diventa un pochettino difficile per me gestire tutto, quindi ogni tanto vi trovate lui che più o meno mette i post oppure fa altre cose sulla pagina. Detto questo, però, ultimamente il suo PC non è più al top delle prestazioni, no, no? no, anche perché lo sto usando più assiduamente, quindi. E dici un po' che ci sta qua dentro? Allora, qua dentro c'è un alimentatore. Vabbè, ah, che alimentatore È un 450. è? È 480 watt, l'ho visto prima, ma che marca è? Ah, è un Gull Master, Ma sicuramente. come un Coleman? Eliminatore è ecco, Ah, e 480 watt. pensa tu che cavolo mi hai messo dentro È sto computer. Ma è buono, buono! eh? Ma io non l'ho mai aperto per vedere chi ci stava dentro, sa? poi che processore c'hai? Processore 2 core. Non è vero. Non è 2 core. C'è Core 2 Quad. Ah, core 2 quad. Quale c'hai però? Quale c'ho? Quale c'hai? È Intel, sicuramente. Perché siamo. Mamma mia! Perché noi siamo poveri, Un quindi. Q9004. Ah, Q9400, sì. Vabbè, con la scheda madre ovviamente associata, ma non mi ricordo. Che scheda video c'hai? Almeno La questo lo scheda video vedi. sì, è la 470. No, c'è la 460. Beh, che cavolo! Si è sentita a 250, mi sa, No, no? è da 120. Manco da 250, ma le messo. Che cazzo mi ci hai messo? Sto come 120, Tu mi sa? hai detto mi pina SSD con 20 euro 10, abbiamo Ho messo un capito. Kingston da 120. Quanta RAM c'hai? Ah, oh, ma gli Questo altri con 20 euro fa i PC, a me mo. mi ci abbiamo solo un SSD, mi ci ha messo. Quanta RAM c'ha questo Questo qua? 4, mi sa 8? 8, certo. Mo' ti faccio una domanda topica, utopica. Secondo te, di sto case, che cosa possiamo prendere? Cosa possiamo salvare? Allora, io terrei l'alimentatore. Il processore lo cambiamo perché sa Sì, stancato, mi ha si è stancato quel stancato, processore. L'SSD lo teniamo perché è nuovo, eh. l'abbiamo Vabbè, ha cambiato. preso mo' che capo. Che ne so, volevamo mettere un po' le RAM, sa?
La ramatura non la possiamo aumentare. Quella che abbiamo dentro la togliamo? Sì. Ok, quindi la cambiamo. E la cambiamo proprio. Vabbè, grazie. Se cambi il processore dovrei cambiare anche scheda madre RAM. Esatto, la scheda E madre. ok, poi La che scheda quindi video la tengo. praticamente teniamo alimentatore, Scheda video. video e SSD E il case. e il Perché hai detto case. che non me lo vuoi cambiare. No, certo, non te lo cambio, ma pure il case fai. Quindi questi qua sono i componenti che tu hai. No, adesso io ti farò vedere quello che ti do. Ok, Ok? va Quali bene. sono i comandi che ti Sì, do? ma io già ho visto qualcosa qua sotto, non voglio No, spoilerare. la 2060 non te la do. Porca puttana. Allora, reggi questo qui. Allora, come scheda madre, tu avrai una B350M Pro 4 di ASRock. Oh, guarda, no, l'avrei detto Eh pure sì. E sopra avrai un Ryzen 3 1200, che è comunque un bel saltino dal io. Q9 Sì, 1400. anche perché sì, Ryzen è Poi, a bravo. fianco a te, cosa c'hai? C'ho la scheda video che mi andrà a mettere. No, quella no. Cosa c'hai là a fianco a te? Questa qua. No, quella no. C'ho la scheda. Scorda. Quella ti faccio un favore a non mettertela, fidati. Che cosa vedi che puoi prendere? Allora, ci sono delle RAM. E pigliale, pigliale. Oh. Eccole qua. Beh, queste quasi, queste l'ho viste. Sai quante sono queste di RAM? Queste sono 16 giga. Bravo. Queste qua, 16 GB, 3000 MHz della Ballistics. Qua le vedeva adesso belle. Oh. Aspetta, aspetta. Posale qua. Sempre qua dentro devo andare a vedere. No, e poi basta, Ah, e poi basta, hai sì. detto il resto lo mantieni. Quindi sì, tengo tutto. Sì, leva quello scatolone. Questo è il case adesso. Leva sto scatolone. Posa sta cosa, toglilo via. Facciamolo vedere bene un attimo. Eccolo qua, Deep Cool Baron Case. Anche il case. Case con dissipatore a liquido integrato. Ah, sa, pensa tu. Ginocchio che chiama pure l'idraulico se c'è una perdita. Che dici, lo montiamo sto PC? Sì, sa, e lo monterò io. Lo monterai tu? Hai detto che ci dobbiamo prendere qua. Allora, qua ci dobbiamo prendere l'alimentatore. Ok, iniziamo a cacciare questo alimentatore. Ma io che ne so? Ma almeno mettilo che sei Ah, sto avvitato. avvitato, sai. Beh, Ok, però questo mo sta attaccato a qualche parte, tu che dici? era quello che temevo. No, non sembra neanche. A No. posto, ok. Oh, ce la fai a staccare un diavolo di canetto? E tu dici che è una cosa difficile, ma io la reputo una cosa più semplice di sto mondo. Aspetta, no, si sta coccolando, c'è niente. Tienilo sollevato e tira. Bravissimo. Asà, ma che sono diventato? Falla Madonna vedere che sta schifo scheda. che ci sta qua Mamma dentro. mia, infatti adesso. C'è una aspirapolvere? Ma tipo la sporcizia potrebbe incidere sulle prestazioni? Certo, perché se si surriscalda va peggio. Nonna, che schifo però. E asà, da me che fuori. Ma chi le fa mai queste cose? Cioè io sto ai computer come Balotelli sta ai libri di scuola proprio. Adesso dobbiamo mettere la roba nell'altro case, In pratica giusto? sì, è la parte divertente. Allora, secondo te qual è la prima operazione che dobbiamo fare? Allora, la prima da fare è sul dissipatore, su me ci darà un sacco di problemi. Questa è Anche una cosa perché io non ci ho interessante. mai lavorato sul dissipatore. No, no. Ah, sai, non so dove mettere mano qua. Ok, adesso dobbiamo mettere una cosa molto importante prima di tutto. Adesso dobbiamo mettere la scheda madre, sa, questa senza scheda madre non va a nessuna Prima parte. della scala dobbiamo mettere un'altra cosa. Sì, questa è una pasta, questa è una passeggiata. È al contrario? Cioè, quindi vada così. Così. Sembrava che andava meglio in quel modo. Ma verso fu fuori? Verso fuori. Ma che dici, va bene così o no? E asavo che trota, eh! Le rame vanno sempre su slot 2 e 4. Sì. Non so per quale. Però azzecca il verso adesso. Quindi, Io ti do le viti dammi le viti. e tu le avvini. Adesso abbiamo tutte le condizioni per lavorare bene. Dico bene, sa? Questo era proprio un bel PC. Ah, la pasta termica. Inizia a passare il processore intanto. Allora, l'alzo il processore. Ma che alzi il processore? Stai a cazzo, sto andando il pallone, sa? Ci manca un pezzo, Che cesso ci manca? allora, il Dissipatore montato. dissipatore l'ho montato. Che vogliamo montare? Adesso io monterei un'altra cosa, visto che ci siamo, così poi il PC lo sdraiamo Io direttamente. direi di montare la cosa. L'alimentatore. Ancora sta venendo. Montiamo la scheda Ma termica. non la scheda video. La scheda video. Aspetta, ho alzato No, non coso. devi alzare niente, devi solo spingere. A A posto, posto. adesso dobbiamo avvitare. Prima di tutto, adesso, mo possiamo mettere l'alimentatore, però prima dobbiamo togliere questo qui. Ok, questo è un altro. Dai, sa, ci penso io. Adesso, piano piano, tirali, Piano tirali, tirali. piano, piano. Ok, mo Ok. questo qua. Ho una cosa ci siamo dimenticati. Che cosa? Di mettere la 2060 qua dentro. Sì. Adesso mettiamo il pannello bianco dietro. Pannello bianco, eccolo qua, sa. Vai con Dios. Adesso viene il pezzo più difficile. Metti il vetro. Erano questi, ho tolto io con queste mani qua, sa. Sano, guarda, non puoi proprio di niente. Tu in media quando ci metti a fare questo in blog computer? 20 minuti. 20, vedi? Però
Ci abbiamo messo l'ora. Abbiamo messo l'ora, ma perché? Perché abbiamo dovuto spiegare tutto quando. Allora, che percentuale di riuscita ci sta, Sam? Dimmi una percentuale. Dai, 75%. Ma come cazzo? Scusa, il 25% tu lo lasci. Accendi. Si accende? Si è acceso. Ti piace? Si accende, è perfetto, sa, è perfetto. Non ho mai avuto un computer così bello. Non l'ho mai, mai avuto. Dimmi una cosa, mo. Sei contento? Sono contentissimo, sono contentissimo. Benvenuto alla PC Gamer. Sì, hai visto? Tra l'altro l'ho montato io, quindi questo è nato dalle mie mani, è nato da queste mani qui. E quindi, ragazzi, che dite? Sei soddisfatto di questo PC? Soddisfattissimo, soddisfattissimo. Guarda, chiamate sempre Sato, chiamatelo, chiamatelo. Allora, questo qua, diciamo, è il mio regalo per il mio compleanno. Per il tuo compleanno, che era 6 mesi fa. Allora, sai, un'altra cosa, ma il lettore CD non ci sta. No, il lettore CD, ti ha regalato tutto questo, come pure il lettore CD. E tu mi hai dato solo l'unità centrale, mi hai dato. Solo l'unità centrale, che altro volevi? Niente, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo PC. Non ci sono benchmark, perché comunque penso che un Ryzen 3200 o un RX 460, prima tutti sappiamo che ne possa andare un leggero gaming in Full HD, ma tanto a lui questo un poco interessa. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete e chissà, magari i prossimi potreste essere voi. E iscrivetevi al canale. Sempre. Ciao.